Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi vi racconterò di un progetto realizzato ancora a ottobre dell'anno scorso, dove ho realizzato questa cornice un po' particolare per la fotografia di un mio caro amico. Vai! Bene, oggi vi farò vedere un progettino molto molto semplice. Come potete vedere qua alle mie spalle ci sono una, due, tre tavole. Queste me le ha date il mio spacciatore di tavole per realizzargli delle semplici cornici, partendo da delle tavole grezze. Prima roba che andrò a fare, andare a segnarmi i pezzi buoni, quelli che diventeranno scarto, scortecciare le coste e cominciare. Ok, ho troncato le tavole in modo da tenere solo la parte buona e utilizzabile, e questa tavola in particolare sotto la corteccia aveva tutti questi tunnel sempre delle terme. Vorrei tenerli in modo da tagliare la tavola dritta e tenermi queste due coste con la corteccia, vedere se riesco a fare una cornice solamente con questo. Poi recupererò ovviamente anche il centro. Adesso mi metto sul tavolo e proverò a ripulire un attimo la costa. A fare le cornici con questi bei pezzi, tutti con le gallerie delle tarme, solamente che non sono riuscito ieri a piallarli correttamente perché appunto mi manca una superficie di riscontro, per cui farò come fanno gli americani quando hanno le tavole storte e non hanno una pialla. Tavola dritta, metto lì, questa l'ho fissata da sotto con i chiodini della sparachiodi, e adesso andrò a tagliarlo in modo da rettificarla sia perfettamente dritta a 90. Farò così per quella e per l'altra e poi comincerò finalmente a fare la cornice. L'idea qua, alla base di questo nuovo esperimento, qual è? Riuscire a piallare queste due facce, quindi sarà tipo il retro e il sopra, esattamente parallele alla costa che sono riuscito a piallarla. Ora, la mia idea malsana, ma che potrebbe funzionare, perché piallando ho già fatto varie prove e non ce la faccio, mancanza di capacità o attrezzature adeguate, non lo so. Ok.
Bene. Come dicevo, l'idea malsana che mi è venuta è incollare le due coste che so essere perfettamente in squadra, una con l'altra, con la colla cianoacrilica, cercando di metterli e fissarli sul blue tape in modo che dopo posso togliere. In questo modo le due spessori sono diversi e le due cose saranno diversi, e prima proverò a piellare a filo in modo da portare questa parte della tavola, che è la più ampia, perfettamente a pari, e poi andrò a spessore con la parte sopra. In teoria, una volta tolto questo, avrò tutto in squadro. Quindi, let's do this. 1, 2, 3. Bene, attivatore. 1, 2, 3. Ok, si è già attaccato. Per sicurezza ora comunque un minuto o due li lascio si prenda bene e poi passiamo alla pialla a filo. Insetto, è una petta, è una petta, via. Ottimo. Molto 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 soddisfatto. Ho fatto le prove qua per vedere, ho il piano piano, piano piano, ho il piano piano, vai piano piano. Su ogni lato è completamente pari. Pari. Stessa roba questo. Molto bene. Ora il prossimo passo. Molto semplicemente andrò ad eliminare questo qua, 1 cm per 1 cm profondità, che è così da dietro poi si andrà ad infilare la foto che è stampata su una plastica e andrà in appoggio qua.
spero che anche questo nuovo video vi sia piaciuto. Se l'avete trovato interessante o quantomeno utile, vi invito a lasciare un bel like e a iscrivervi al canale se siete nuovi. Se ti piacciono i miei progetti e ci tieni a vederne di nuovi, qua sotto in descrizione trovate tutti i link molto utili per me per la crescita di questo canale. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio sempre tutti. Noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.